Che giorno è oggi? Lunedì. E che cosa facciamo noi tutti i lunedì da 12 anni? Giochiamo. E allora? Non è lunedì? Ho sbagliato giorno, non si gioca forse! Hai litigato con Daniela, eh? Dammi una birra, va. Ma che vuole questa donna da te? Siete due anni che siete sposati e già state a queste condizioni. Che vuole, Pina? Che vuole? E non lo sai che cosa vuole, eh? Anche la stessa storia, eh? Sono sei mesi che mi massacra con l'angoscia che moriremo di fame, che non potremo più pagare l'affitto, che andremo a vivere sotto i ponti, che lei si metterà a vendere trecce d'aglio e a lavare le scale. Vabbè, ma è sempre la stessa storia, ma di che ti preoccupi? No, quella si era calmata, 2 o 3 giorni, ma poi abbiamo scadenza il condominio, l'affitto, la bolletta, la tragedia. Vabbè, oggi che vi è arrivato? Il telefono. Ebbene, è arrivato anche a me il telefono, ci sono 15 giorni di tempo per pagare. No, quello quando arriva una bolletta la si deve pagare subito, capito? Non si possono avere debiti. Guarda, Pino, ti dico, mi ha attaccato una pippa esagerata, una cosa che non finiva più. Tipo, sono stato calmo, Pino. Tu mi conosci a me, sono stato calmo, se ti dico che sono stato calmo, sono stato calmo! Hai capito? Sta calmo, tranquillo, beato, senza accettare nessuna provocazione, senza alzare mai la voce. E perché qui, perché là, che se uno dica, se uno fa, e se cosa, già paghetta. Oh! Allora si è zittita. Fa una pausa e sentenzia. Mamma, non ho mai pagato una bolletta. E con mamma, papà, se non ha mai lavorato. Mamma, ora sta birra, uno! Ce l'hai in mano! Ma già l'ho vedo! Hai capito? Mamma non ha mai pagato una bolletta! E sì, perché lei si pensa che con il suo stipendio noi ci possiamo permettere di mantenere la casa che teniamo! Ma lo sa, eh? Lo sai, lei! Quella che mi ha dato la fanatica, la ragazza di famiglia ricca! Lo sai quando si è presentata a casa mia? No, questa, quell'altra, la casa! Come si è presentata? Dice una cosa, no, e dice una cosa! Con due valigie! Vuote! Vuote, senza manco un asciugamano, ho dovuto comprare tutto io. Piatti, tovaglie, le zone, asciugamano. No, questo è un mio, mamma mia. Hai capito? Manco un trapano di suo teneva. Manco un trapano. Amico, ma è sempre la stessa storia. Ma... E poi mi viene a rinfacciare che paga la bolletta del telefono. Ma se sta un'ora al giorno al telefono, un'ora che la mamma, come padre, che la sorga, i gatti, come pesce rosso. Cosa, amico? Chi ha aperto? Hai aperto tu. Ah, sì. Se te lo dico, non ci credo. Nico, per favore, eh. Ci credo, Nico, ci credo. Mi ha rinfacciato la spesa. Ma tu hai capito dove sei arrivato, Cinzia, la spesa? Nico, per favore. Hai ragione, scusa, hai ragione. Allora, ho fatto la carta, apro io l'apertura, dice 10. No. Hai capito, Cinzia, con la spesa? Sì, ma non è vero. I soldi suoi sono suoi. I soldi miei sono di tutti! Oh! Scusate, avete ragione, scusate. Allora, hai cambiato una cosa? Sì. E hai fatto 10. Ho fatto 10, sì. E vorresti farmi capire che ti è entrata un'altra scala. Pagare per vedere. Allora. Vieni. Allora, vengo. Dai, si caccia. A chi? Alla donna, perché? Al capo! Ecco qua! Dammi i tuoi carte e fai scalacca! Eh sì! Dai. Io fai schifo, vai! No, fai schifo, non l'avevo detto deciso! No, fai due carte e fai scalacca a chiappa! Parli proprio tu che ci sono entrate due scale in castra di seguito! Va bene, ho capito! Alzo! Sì, alzo, vai! Io dico una cosa, hai uno stipendio da farla, un lavoro che ti gratifica, sei contenta, felice, serena, che fai? Ti metti a rompere con la spesa, i soldi miei, i soldi tuoi, vedi qua, se arriva un punto che una coppia mette i soldi insieme e basta, ma cazzo, troppo! Ma ce ne ho 8, io ce ne ho 9, guarda, ma che scala quadrata, Nico! Che stiamo facendo, ma quando manico! Ma allora se c'è problemi, no, smettiamola di giocare, non ha più senso, parliamo, siamo amici, discutiamo. No, per quale motivo io devo permettermi di rovinarmi anche la mia unica serata di svago con i miei amici? Per quale motivo? Anzi, sai che cosa dico? Giochiamo così mi tranquillizzo, così mi rassereno, così mi rilasso! Anzi! Il piatto piange. Sì, manco io, ma... Il piatto piange, quello sicuramente manco io, ragazzi. Concentratevi che adesso vi faccio male, eh? Ecco qua, andata, eh? Apro! Di 10! Sì! Sì! Eccolo là! Dai,
Cincina, adesso ti faccio un altro follettino. Sì, sì. Vai, Cincina, servo. Una. Una Cincina. Gianni? Due a me. Due a Gianni. Pino? Due. Due a Pino. Io invece cambio tre carte. L'apertura dice 10. No. No. Sì. Che c'hai, Ciccio? Tre rampini. T'attacca le orecchie, tre assi. No, ma che avete fatto tutti quanti stasera? Dico, fai schifo. Ma dai, dice la compagnia, su. Ah, sì, ridi, ridi, Dai, oh, visto come perdo le piante ci fai il punto. Ti vedo allegro, ti vedo, ma vedrai che è lunga la serata, sai. Un, due, tre. Prima! Secondo! Che pareva. Me ne dai, stai, Ciccio. Dai, ma perché non te ne vai? Mamma mia, da quando si trova su, vado, non vado, 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 e guardate che non piace, dico, mamma, che abbiamo trovato la signorina, ci vogliamo rovinare la serata, La serata, ci stanno rovinando la vita, ci stanno rovinando, ma le donne, ragazzi, vi sentite pronti? Dobbiamo fare qualcosa, basta. Dobbiamo fare qualcosa, bravo. Basta con le donne che rivendicano, che ci fanno rifare i letti. Che ci trattano pure come... Pino, a così proprio, a così. Siamo brutti. Ma fa che? Siamo uomini veri. Sì. Siamo uomini uomini. Beh, questa è una cosa impegnativa, con fatto una cosa grossa. Comunque, sì. Sì. Oh!
Pino, aggiustati i capelli. Piacere, sono Pino, lui è Nicola. Vincenzo Bettazzi, piacere. Hai capito? Come si chiama Vincenzo? Si chiama. E lui? No, lui non c'è da fuori. C'era, è come se non ci fosse. Stavo andando a casa, sì. Oh, ma che peccato. Sì, stavo andando. Yvonne vuole qualcosa da bere? Già. Vino bianco, vino rosso. Champagne! Champagne! C'è lo champagne, ce l'hai? Ce l'abbiamo a Natale. Niente di meno a Natale. Sì, ma c'è i crackers, c'è. Tutto andrà benissimo. Ma prendiamo subito tutto, cambia.